Salve a tutti e ben ritrovati, siamo su YouTube, iscrivetevi al canale per non perdere gli aggiornamenti meteo e tutto il resto che è presente sul nostro sito, attivate le notifiche. In questa prima parte della settimana ci sono aggiornamenti importanti sul fronte meteo perché avremo ancora il caldo africano protagonista sull'Europa occidentale in queste ore, la Spagna. Dopo aver toccato i 45 gradi, il Portogallo 47 gradi, affronterà ancora caldo estremo, ma non soltanto in Spagna e Portogallo, anche in Francia e addirittura previste punte di 40 gradi a Londra. Si tratterebbe di record storico nella giornata di domani. Poi attenzione perché la Puglia, in un primo momento non interessata da questa bolla africana in maniera importante, pian piano verrà coinvolta perché nei prossimi giorni, man mano, l'asse dell'anticiclone africano tenderà a spostarsi verso est e a coinvolgere in maniera importante anche la Puglia, che quindi vedrà dopo qualche giorno con temperature seppur al di sopra della norma, che saranno comunque di caldo sopportabile, avremo una nuova intensificazione del caldo africano proprio a partire da giovedì. Vediamo tutto nel dettaglio con l'aiuto della grafica. Partiamo infatti con la giornata di oggi, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, con temperature in leggera diminuzione, massime intorno ai 32-34 gradi, le minime intorno ai 20 gradi, ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Nella giornata di domani, martedì 19 luglio, qualche nube in più ma senza piogge, temperature che saranno ancora sopportabili con valori massimi intorno ai 31-33 gradi, le minime intorno ai 19-22 gradi centigradi. Nella giornata di mercoledì 20 luglio avremo ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temperature minime stazionarie, le massime segneranno già un primo lieve aumento con valori fino a 34-35 gradi, ma siamo ancora nell'ordine del caldo tra virgolette sopportabile, perché da giovedì inizierà ad incalzare il caldo africano dal 21 luglio con il cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma le temperature che cominceranno a lievitare parecchio con picchi fino a 38-39 gradi, e nel prossimo fine settimana con molta probabilità si toccheranno i 40 gradi anche sulla nostra regione, con un deciso aumento delle temperature minime. Per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a venerdì.